Il ruolo dei parchi nazionali nella tutela e nel ripristino degli ecosistemi naturali. Convegno avviso in occasione della giornata europea dei parchi. Nuova colonna laparoscopica per le attività dell'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Inaugurata ad Urbino la mostra Oro e Catrame dell'artista e docente dell'Accademia di Belle Arti Beppe Sabatino. Cresce l'attesa tra i tifosi dell'Ascoli per la scadenza del termine per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Telespettatori marchigiani, buonasera e benvenuti alla seconda edizione di All News, il TG di TVRS dalla redazione di Ascoli Piceno. Abbiamo visto insieme le notizie principali del nostro notiziario, ma apriamo con la cronaca, notizia che proviene dal Fermano, dove i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, hanno concluso un accesso ispettivo presso una ditta di commercio all'ingrosso di componenti per macchinari con sede a Grottazzolina. L'attività si è conclusa con la denuncia in stato di libertà del titolare dell'azienda per omessa valutazione dei rischi e omessa redazione del relativo documento, presenza di un pericolo di elettrocuzione per i lavoratori e l'inidoneità dei dispositivi antincendio. Il titolare è stato inoltre sanzionato per aver occupato in nero un lavoratore di nazionalità romena su due impiegati, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza. Come conseguenza di queste violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro sono state elevate ammende per un importo totale di circa 20.000 euro e sanzioni amministrative pari a circa 10.000 euro. E passiamo al nostro primo servizio, il ruolo dei parchi nazionali nella tutela e nel ripristino degli ecosistemi naturali. Questo è il titolo di un convegno tenutosi questa mattina a Visso in occasione della giornata europea dei parchi. Il ruolo dei parchi nazionali nella tutela e nel ripristino degli ecosistemi naturali. Questo è il convegno organizzato dai Carabinieri Forestali in collaborazione con l'Ente Parco dei Monti Sibillini in occasione della giornata europea dei parchi, tenutosi questa mattina a Visso. Fra gli intervenuti il commissario straordinario per la ricostruzione, il senatore Guido Castelli, l'assessore regionale Stefano Aguzzi e i massimi vertici regionali dei Carabinieri. Nelle Marche la rete delle aree protette è composta da due parchi nazionali, un parco interregionale, tre parchi regionali, tre riserve naturali statali e quattro riserve regionali. A questa rete, che tutela circa il 10% del territorio, si aggiungono altri siti protetti, la maggior parte dei quali rientranti nella rete Natura 2000. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, istituito nel 1993, è l'area protetta più vasta che tutela un paesaggio suggestivo costituito da una catena montuosa con diverse cime sopra i 2000 metri, da estesi altipiani e da fondovalli attraversati da corsi d'acqua, boschi e gole. Un tesoro di biodiversità con centinaia di specie floristiche e faunistiche. A tutela delle aree protette del territorio regionale sono preposti i carabinieri per la tutela forestale dei parchi appartenenti al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. Lo scorso anno i carabinieri forestali delle aree protette regionali hanno svolto 6.377 controlli, contestato 503 illeciti amministrativi, inviato all'autorità giudiziaria 14 comunicazioni di notizia di reato, mentre nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno operato 10.768 controlli, contestato 458 illeciti amministrativi ed inviato all'autorità giudiziaria 51 comunicazioni di notizia di reato. I carabinieri forestali nelle aree protette tutelano i tesori del patrimonio naturalistico e svolgono la funzione di sentinelle dell'ambiente, ma anche di mitigazione dei conflitti. Ritorniamo alla cronaca e ci spostiamo nel capoluogo regionale, dove i poliziotti sono intervenuti ieri nei pressi di via Flaminia ad Ancona intorno alle ore 22 per una lite passata alle vie di fatto tra mamma e figlia, entrambe di origine rumena, di 42 e di 20 anni. Poco prima, mentre si trovavano in casa, il compagno della quarantenne e la donna iniziavano una discussione verbale del tono troppo alto dei due, faceva intervenire la giovane che nel frattempo era in camera da letto a riposare.
Raggiunta la coppia in salotto, li invitava ad abbassare i toni per poter dormire. A quel punto, scusate, l'uomo, un italiano di circa 40 anni, ha iniziato ad inveire prima contro la giovane e poi contro la quarantenne, fino a che le due non scendevano in strada e allertavano la polizia. L'uomo, sentito dai poliziotti, riferiva che la ragazza si era rivolta a lui con tono di voce alto, chiedendogli con modo scontroso di abbassare immediatamente la voce, e a quel punto ne sarebbe nata una lite tra i tre e lui sarebbe stato graffiato dalle donne. Gli agenti hanno riportato la situazione alla normalità e, calmati gli animi, avvisavano le parti delle loro facoltà di legge. Tutte le persone coinvolte hanno riferito di aver bisogno di cure mediche e per tale motivo i poliziotti hanno allertato il personale sanitario che ha provveduto al trasporto delle donne e dell'uomo presso il locale nosocomio. La ST di Ascoli Piceno ha acquistato per il blocco operatorio del Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto una nuova colonna laparoscopica per l'attività dell'unità operativa complessa di chirurgia diretta dal professore Salomone Di Saverio. Il servizio. L'azienda territoriale di Ascoli ha acquisito per il blocco operatorio del Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto una nuova colonna laparoscopica per l'attività dell'unità operativa complessa di chirurgia diretta dal professor Salomone Di Saverio. Si tratta di una colonna top di fascia della ditta Stryker, risoluzione 4K, con possibilità di tracciante ICG ed è la prima ad essere stata installata in Italia. Le diapositive, spero che siano state, i video siano stati abbastanza eloquenti. La tecnologia c'è, speriamo che ci sia anche un po' la fiducia della popolazione e dei nostri pazienti e speriamo che ci sia anche un miglioramento della complessità dei servizi e della tipologia di interventi chirurgici che offriamo. La funzionalità di questo strumento? La funzionalità è soprattutto nella chirurgia oncologica e nella chirurgia complessa. Degli organi addominali, dall'esofago allo stomaco fino a scendere al colon retto. È fondamentale la parte chirurgica per un ospedale che, come avete sentito, coagula intorno a sé la parte oncologica, la radioterapia e tutto quello che riguarda la diagnosi di un tumore. E l'attività chirurgica è già di alto livello all'interno del Madonna del Soccorso e noi vogliamo mantenerla tale portando delle nuove tecnologie che aiutano i chirurghi ad operare ma che poi danno degli esiti di salute migliorativi anche per i nostri pazienti. Collegata alla tecnologia di sala operatoria, come vi abbiamo presentato anche il percorso, il PDTA del tumore colon retto, cioè noi vogliamo formalizzare in modo chiaro che prendiamo in carico il paziente e lo seguiamo in tutto il suo percorso di malattia, in modo tale che non debbano andare a cercare fuori dalla nostra provincia la soluzione ai loro problemi. Come stavo spiegando prima, lo strumento è sicuramente determinante per il chirurgo, quindi per l'intervento chirurgico, però come spiegavo, per noi anestesisti significa seguire l'intervento in modo molto più dettagliato, seguire le anastomosi in modo più dettagliato, soprattutto perché, come dicevo, la presenza quindi di questo colorante che ci permette di capire com'è la vascolarizzazione dell'intestino, ci permette anche di capire qual è lo stato proprio fisiologico del paziente in quel momento e ci accorgiamo anche quando certe situazioni non sono perfette, quindi avvisiamo il chirurgo di stati, ad esempio, di acidosi, comunque di disturbi metabolici che possono derivare proprio da un momento di gestione, di manipolazione quindi degli organi, che quindi possono poi comportare una problematica momentanea ma anche nel post-operatorio. Quindi tutto quello che raffina l'intervento chirurgico lo rende più sicuro, sicuramente rende il paziente più sicuro anche dal punto di vista anestesiologico e soprattutto nel post-operatorio. La Protezione Civile delle Marche ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali per domani 25 maggio. Dalla tarda mattinata per il pomeriggio di sabato previsti rovesci o temporali sparsi, si legge nel bollettino meteo. I fenomeni potranno essere intensi e saranno più probabili e numerosi nelle zone d'allerta 1, 3 e 5, mentre nelle zone 2, 4 e 6 saranno più sporadici e più probabili nella porzione collinare, mentre lungo la fascia costiera le precipitazioni sono previste a carattere di brevi rovesci. Fenomeni in esaurimento nel corso del tardo pomeriggio. Al via l'assistenza domiciliare a casa della Croce Gialla di Ancona per alleggerire i trasferimenti in ospedale per prelievi, cateteri, medicazioni, tamponi su ferite e flebo con terapie specifiche. Il servizio è di Claudio Comirato.
Negli anni Ottanta, con la presidenza del dottor Romagnolo, la Croce Gialla è stata tra le primissime pubbliche assistenze in Italia che ha fatto partire il servizio di emergenza con il medico a bordo, quando ancora nemmeno si sapeva che cosa fosse il 118. L'altra novità, l'arrivo dell'ambulanza veterinaria riconosciuta e autorizzata dalla Regione Marche, anche questa è stata una primizia per quello che riguarda la Croce Gialla a livello nazionale, ma adesso c'è un nuovo servizio che è riservato alla città di Ancona e non solo, è un servizio che porterà diversi benefici a chi sta a casa, perché avete pensato di andare incontro alle esigenze di una determinata categoria di persone. Sì, questo sicuramente è un servizio che potrebbe alleggerire anche gli accessi agli ospedali, e abbiamo pensato di mettere a disposizione degli infermieri qualificati che abbiamo nel nostro organico, e tramite una prenotazione che può essere effettuata al 071 50 15 l'utente può fare una richiesta di intervento da parte di un nostro infermiere per terapie infermieristiche, quindi medicazioni, prelievi, tutto ciò che comunque può fare un infermiere qualificato. Prelievi che poi comporta anche un accordo che avete già preso con i vari laboratori analisi della zona, e questo, come dicevamo poc'anzi, in qualche maniera potrebbe, come dire, limitare gli accessi in ospedale, soprattutto limitare i disagi alle persone che magari sono a casa, non si possono muovere, anche le difficoltà di trovare personale che faccia questa assistenza domiciliare. Sì, l'idea è nata anche dal fatto che, visto che noi spesso e volentieri andiamo a prelevare le persone con difficoltà mobili e le portiamo in ospedale, abbiamo pensato magari di portare una piccola parte, una professionalità che trovano nell'ospedale a casa. Cosa stai preparando? Prepariamo il borsone, perché già per la giornata di domani abbiamo due prelievi da fare a domicilio. E poi nel corso della giornata comunque abbiamo anche varie chiamate per quanto riguarda medicazioni. E torniamo nella pagina della cronaca, spostandoci nel maceratese. Nella mattinata di ieri gli agenti della squadra mobile della questura di Macerata hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di origini tunisine per furto aggravato avvenuto all'interno di un negozio di abbigliamento di Corridonia. L'operazione è partita dalla denuncia del titolare, che qualche tempo fa aveva subito il furto di altri capi di abbigliamento. Immortalato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sin da subito si sono attivati per risalire all'identità del presunto autore. A seguito dell'assegnazione del titolare, della presenza dello stesso soggetto all'interno del suo locale nella giornata di ieri, i poliziotti lo hanno rintracciato appena uscito dal negozio, dove aveva sottratto altra merce per un valore di circa 500 euro. Inoltre, l'uomo aveva mostrato un documento palesemente falso, pertanto è stato accompagnato in questura per gli accertamenti sulla sua identità, dai quali è emerso che a suo carico gravano numerosi precedenti reati per il patrimonio e fabbricazione di documenti falsi. Pertanto è stato posto in arresto per furto aggravato e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, ed è stato collocato ai domiciliari su disposizione del PM di turno. Vista la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale, all'esito dell'udienza di convalida, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, verrà posto a disposizione dell'ufficio immigrazione della questura di Macerata per l'espulsione dal territorio nazionale. Da oggi fino al 25 giugno, presso la Galleria d'Arte Albani di Urbino, espone con una personale dal titolo Oro e Catrame l'artista e docente dell'Accademia di Belle Arti Beppe Sabatino, con opere che attraverso lo stesso supporto materico trattano del tema dell'ambiente e del suo inquinamento. Ce ne parla Lino Balestra. Un unico linguaggio espressivo per tutte le opere esposte, un unico tema, l'uomo e il rapporto con l'ambiente, un'unica visione di una medaglia a due facce, dove gli estremi raccontano che tutto quello che c'è in mezzo è ciò che è sbagliato. Oro e Catrame, le due facce della medaglia, il catrame che racconta l'essenza del problema e l'oro, il frutto, il miraggio, la conquista del potere e la sommatoria dell'azione dell'uomo nello sfruttare le risorse naturali e nel tentativo spesso goffo di dominarle. Il messaggio è uno, cioè l'inquinamento dei mari e tutto quello che sta accadendo negli ultimi anni, fra l'altro. È un messaggio che porto in giro da
quasi 20 anni, io ci provo, poi non so, i risultati li vedremo in seguito, però l'intento è questo, sensibilizzare la società proprio che non siamo messi bene. Spieghiamo un po' questo gioco di materiali. Esatto, se tu guardi bene ogni pezzo è un po' diverso, anche se poi la base è quasi la stessa. Tu trovi i pezzi che trovi il mio famoso pesciolino, profugo come lo chiamo io, e poi trovi dei pezzi che sono altre robe, tipo rami o il corno, per dire. Ecco, il ramo rappresenta quando l'elemento dove viene inserito, in quel caso, è un pezzo di terra bruciata. Mentre per quanto riguarda il pesciolino è il discorso che si diceva prima, quando stiamo parlando di inquinamento dei mari. Ecco, questo è il contrasto. A me piace l'idea di un elemento esterno che esce proprio dalla campitura, proprio è difficile spiegarlo in due parole, però non amo le cose chiuse all'interno di un qualcosa, perciò la mia tendenza sembra farlo uscire, che sia un pesce, che sia un albero, che sia qualche altra cosa. Capiamo il perché, il senso e l'attualità di lavorare in questo tipo di contesto. Guarda, io, come sai, insegno all'Accademia qua di Urbino, sono stato per 20 anni a Brera, all'Accademia di Milano, e ho sempre detto ai miei allievi che divido l'arte in due categorie: quella che serve per arredare e mettere sul divano e quella che dà messaggi. Ecco, io mi sono sempre posto dalla parte di chi dà messaggi, poi magari non ci sarò riuscito, o meno lo diranno i posteri, però il senso dell'arte contemporanea è perché è proprio contemporaneo, cioè nel senso viviamo un'epoca in cui non è più come era una volta, i canoni sono cambiati, le culture sono cambiate, è ovvio che bisogna anche adeguarsi, e come si sa l'artista è lo specchio di quello che è la società. Le opere di Sabatino presso la Galleria d'Arte Albani di Urbino saranno visibili fino al 25 giugno. Un tunisino di 30 anni è stato denunciato per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di sfuggire ad un controllo della polizia nel capoluogo dorico. A seguito dell'episodio il questore Cesare Capocasa ha emesso il foglio di via obbligatorio. Le indagini infatti hanno rivelato che il giovane residente delle Marche era nel capoluogo esclusivamente per attività illecite legate all'acquisto e alla rivendita di sostanze stupefacenti, senza alcun interesse stabile nella zona. Durante il controllo l'uomo ha spintonato i poliziotti nel tentativo di fuggire e per questo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Gli accertamenti, hanno confermato la sua pericolosità sociale, evidenziando come la sua presenza fosse finalizzata alla commissione di reati. L'uomo dovrà lasciare immediatamente il capoluogo dorico e non potrà farvi ritorno per un anno. In caso di violazione sarà denunciato all'autorità giudiziaria e rischia la reclusione da 6 a 18 mesi ed una multa fino a 10.000 euro. Si avvicina l'estate, quindi parliamo di vacanze. Gli anconetani non solo scelgono per le loro ferie all'estero la Turchia, l'Europa del Nord, soprattutto la Norvegia, ma c'è anche il boom delle crociere che partono da Ancona. Ce ne parla Claudio Comirato. La stagione estiva, o meglio il bel tempo, tarda un po' ad arrivare, fa i capricci, com'è che si dice, in questa circostanza, ma nonostante ciò gli anconetani e non solo pensano alle vacanze estive, alle ferie, e qui vi vogliamo un po' stupire per il semplice fatto che quest'anno tra le mete particolarmente gettonate c'è la Turchia, il Nord Europa e, lo potete vedere nelle mie mani, addirittura la Norvegia. Insomma, ogni anno c'è una novità e bisogna sempre stare attenti a seguire quello che il mercato chiede. Assolutamente sì, quest'anno la Turchia è molto molto richiesta con il classico tour Istanbul e Cappadocia e come al solito il Nord Europa la fa veramente da gigante. Sono appena tornata con un gruppo dalla Norvegia ed è stato un viaggio bellissimo. Ci sono soggiorni in Italia, ma c'è anche un classico che riguarda appunto le crociere, e qui le richieste vengono anche da fuori provincia ma anche da fuori regione. Sì, le crociere è un classico, il Mediterraneo d'estate ha sempre molta molta richiesta, le crociere la fanno veramente da leone.
crociere nel Mediterraneo, ma anche crociere in Egitto. Presumo che molte persone abbiano capito che l'Egitto, il classico, è una cosa, il Mar Rosso è ben distante dallo Stretto di Oman, dove logicamente c'è una tensione internazionale, ma stiamo parlando di migliaia di chilometri. Il discorso è molto semplice: quando una persona sente parlare di guerra o di problemi sul Mar Rosso, già lo collega subito alle classiche destinazioni, stazioni balneari. Non è così. Sta andando molto bene anche il tour della Giordania, perché è una nazione tranquilla e i viaggi si stanno svolgendo nella massima tranquillità. La crociera sul Nilo è un classico, è uno dei viaggi più belli che ci siano, quindi bisogna fare un attimino attenzione, che quando si parla di una destinazione non la si prende tutta, parliamo veramente di centinaia o di migliaia di chilometri di distanza. Quello che purtroppo manca, ma manca a voi, ma manca a tutte le agenzie, è la Terra Santa. Qui purtroppo c'è un, per adesso c'è un veto proprio, è praticamente impossibile raggiungere quelle destinazioni. La speranza è quella che si possa tornare in Terra Santa, il che significherebbe il ritorno alla pace. È un viaggio che molti credenti, cristiani, cattolici e non amano fare. In questo momento chiaramente viene assolutamente sconsigliato, speriamo di riprenderlo veramente più presto. E passiamo ora alla pagina sportiva. Sale l'attesa tra i tifosi dell'Ascoli per la scadenza del termine dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Ce ne parla Mario La Rocca. Tutto tace intorno all'Ascoli. Pagati gli stipendi, rescisso il contratto di Giannitti, l'attesa dei tifosi è per l'imminente scadenza dell'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro e soprattutto sulle trattative di vendita della società di Corso Vittorio Emanuele. Pulcinelli ha più volte manifestato la volontà di voler vendere l'Ascoli e seppur abbia dichiarato fuori dalla corsa all'acquisto la Metal Cot, questa sua affermazione non sembra aver trovato riscontro nel gruppo bergamasco. Un gruppo in forte crescita con un impressionante giro d'affari soprattutto all'estero, probabilmente le garanzie che la Metal Cot sta chiedendo sono quelle di essere appoggiati da un bel gruppo di imprenditori, più o meno i soliti noti, con qualche però gradito ritorno. Clamorosa impresa del Subbuteo Club Ascoli, che ha conquistato a Castiglione della Pescaglia la Coppa Italia nella categoria tradizionale, in cui si gioca rigorosamente col materiale stile anni 70. Stefano Flamini, capitano, Luca Ciabattoni, Paolo Finardi, Marco Perazzo e Augusto Vagnoni si sono imposti al termine di una cavalcata esaltante. È la prima volta che nella sua ventennale storia il club bianconero vince un trofeo federale top e lo ha fatto battendo in finale le Fiamme Azzurre Roma, detentore dello scudetto. Passiamo ora al campionato di Serie D. Decretato il rompete le righe in casa Samb, si stringono i tempi per il nuovo allenatore e per le eventuali riconferme. Il servizio sportivo. Con la classica cena di fine stagione, ieri sera all'Hotel Sporting, la Samb 2023-2024 ha chiuso definitivamente i battenti. È stata la serata dei saluti da parte di tutti i rossoblù che dal prossimo 30 giugno saranno liberi da ogni tipo di accordo. L'unico che vanta un contratto fino al 2025 è Diego Fabbrini, mentre saranno liberi anche Luca Senigalliesi, Francesco Bontà, Moussa Touré e Alioune Baye, arrivati nel mercato di dicembre-gennaio, il cui prolungamento dell'accordo era vincolato alla promozione in Serie C. Rientreranno per fine prestito Alessandro Evangelisti, ancora impegnato con il Castelfidardo nei playoff per la Serie D, e il centrocampista Yabatio del 2005, che ha disputato la seconda parte della stagione nel Termoli. L'obiettivo del DS Stefano De Angis e del nuovo allenatore Ottavio Palladini, sempre più in pole position, è quello di non perderli tutti, ma di ripartire da una buona ossatura. Ecco quindi che De Angelis inizierà a brevi colloqui con chi rientrerà nel futuro progetto tecnico. Fra questi potrebbe esserci Simone Tomassini, che nel suo profilo social ha salutato i tifosi della Samb. L'attaccante di Foligno in questa stagione ha realizzato 14 reti, confermandosi fra i punteros più prolifici della Serie D. E pensare che per gran parte della seconda parte di stagione è stato messo in panchina da Lauro prima e Alessandrini poi, dopo le 11 reti messe a segno nel girone di andata. Su di lui però c'è l'interesse di Avezzano, Livorno e della neopromosso Foligno. È questo l'ultimo servizio del nostro TG, ma rivediamoci prima dei saluti e i titoli principali del nostro notiziario. Il ruolo dei parchi nazionali nella tutela e nel ripristino degli ecosistemi naturali, convegno a Visso in occasione della giornata europea dei parchi.
nuova colonna laparoscopica per le attività dell'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Inaugurata ad Urbino la mostra Oro e Catrame dell'artista e docente dell'Accademia di Belle Arti Beppe Sabatino. Cresce l'attesa tra i tifosi dell'Ascoli per la scadenza del termine per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, All News termina qui, tornerà domani mattina alle 12.50, a me non resta che augurarvi il buon proseguimento di serata con i programmi di TVRS. Buona serata a tutti.